Il turno pre-pasquale regala al campionato di Serie D lo scontro al vertice che vale una buona fetta di torneo tra Notaresco e Campobasso, prima contro seconda, anche se al netto dei recuperi la squadra di Massimo Epifani sarebbe potenzialmente avanti ai molisani, che tuttavia hanno un precedente favorevole dalla loro parte ed è quello della passata stagione. Nel gennaio del 2020, infatti, quando gli effetti della pandemia erano ancora una prospettiva inimmaginabile, la tripletta di Pietro Cogliati lanciò la formazione di Cudini verso un 1-3 che impedì al Notaresco, al momento dello stop dei campionati, di avere quei punti necessari che sarebbero serviti per raggiungere la Lega Pro dopo la cristallizzazione delle classifiche. Non solo quella gara fu determinante ovviamente, ma domani l'11 abruzzese può prendersi la rivincita anche rispetto a quel precedente negativo. Formazioni che vengono da una domenica dai due volti, quella del Notaresco ad Aprilia è stata dolce, quella del Campobasso con la Cinzia al Balonga molto meno. Sfida che metterà a confronto peraltro due squadre speculari. Il Notaresco va meno bene in casa, il Campobasso meno bene in trasferta. Notaresco che sta attraversando un grande momento di forma, imbattuto da 11 partite a 7 vittorie e 4 pareggi. In casa non ha mai perso ed ha subito solo 7 reti e vantano la miglior difesa del girone. Non sarà una partita decisiva, ma vincerla potrebbe spostare l'ago della bilancia emotivo da una parte o dall'altra. Il pareggio lascerebbe tutto immutato e a quel punto sarebbero le restanti giornate di campionato, con tanto di annessi e recuperi, chiamate a fare la differenza. L'altra gara determinante della giornata è quella di Giulianova tra i padroni di casa e il Pineto. Giallorossi a riposo forzato domenica a causa delle positività riscontrate nell'Atletico Porto Sant'Elpidio e che hanno impedito alla squadra di Leonardo Bitetto di mettere ulteriore fieno in cascina dopo il pareggio di Genzano datato 21 marzo. Il Giulianova ormai ha una fisionomia consolidata e ben riconoscibile, quella che cerca ovviamente anche Marco Pomante per il suo Pineto, appaiato coi giallorossi a quota 18 punti, ma con molte più gare da dover recuperare. Certo che il tecnico biancazzurro però ci ha tenuto a ribadire che il Pineto non deve commettere l'errore di guardare in alto. Il passo lento della Recanatese quando ha iniziato i recuperi insegna. Emozioni ce ne sono emozioni tante, sensazioni normali, sensazioni positive. Sappiamo che andiamo a affrontare una squadra secondo me organizzata, una squadra forte che ultimamente si è ripresa. Ha cambiato molto nel mercato invernale, è allenata da un allenatore esperto, che conosciamo tutti, quindi è una partita dura, una partita dura. No, voglio vedere questo, voglio vedere l'atteggiamento di una squadra che sa che non sta vivendo un momento positivo. Dobbiamo essere consapevoli della situazione di classifica che abbiamo e dobbiamo avere la voglia di tirarci fuori da questo momento il prima possibile. Con la Vastese che vede ancora rinviato il suo match, stavolta con il Castelfidardo, il programma delle abruzzesi si chiude con la sfida interna del Castelnuovo contro il Matese. Neroverdi ancora senza Massimo Loviso, che sconta la seconda giornata di squalifica, così come Ferri, e reduci dal pareggio senza reti di Montegiorgio. I 41 punti in classifica sono comunque un bottino ottimo in attesa di un ciclo, che dopo Pasqua vedrà la formazione di Guido Di Fabio vedersela in rapida sequenza, con il Campobasso al Nuovo Romagnoli e con il Notaresco al Vincenzo Savini.